Buongiorno bellezze, oggi vi volevo far vedere la piega mossa con la spazzola al fono. La spazzola che sto usando è una grandezza media, non è né piccola né grossa. Ho lavato i miei capelli stamattina e li ho lasciati asciugare un po' da soli. Quando mi faccio la piega non lavoro con i capelli troppo bagnati, sempre asciutti all'80%. Quindi anche se avete i capelli bagnati, asciugateli un po' dell'acqua in eccesso, così sarà molto più facile proseguire con la piega. Prendo una sezione della grandezza media e la divido in due parti. La prima cosa che faremo è lavorare bene le radici, dopodiché inizio a scendere e arrotolerò la ciocca di capelli sulla spazzola. Le punte di solito sparano un po' dalla spazzola quando arriviamo giù, quindi mi aiuto con le dita ad arrotolarle sulla spazzola. Dopodiché fermeremo la spazzola e così asciugheremo la nostra ciocca di capelli, il nostro riccio. Muovo la spazzola sempre quando asciugo la ciocca di capelli e mi assicuro di asciugare bene le punte, perché sennò spareranno e rimarranno crespi, non saranno belli da vedere. Invece se lavoreremo bene la punta di capelli, i capelli saranno belli luccicosi. Quindi girate bene la spazzola. Assicuratevi che le punte sono piatte sulla spazzola. Quindi se avete due spazzole potete anche lasciare dentro la spazzola e continuare con l'altra ciocca. Questo sarà un po' più difficile. Invece io preferisco prendere la ciocca, aiutarmi con le due dita e arrotolarla su, e la fermo con due beccucci. Così la ciocca di capelli si raffredderà e avremo un riccio più forte ed una piega più duratura, e continuerò così con tutti i miei capelli. Per questa piega potete usare anche della schiuma,
se avete i capelli fini la suggerirei, perché così potete prendere, i capelli prenderanno più volume e staranno di più. Se userete una spazzola media, di grandezza media come uso io, il riccio, il mosso sarà più leggero. Lo faccio soltanto più per il volume e soltanto per arrotolare un po' le punte. Se invece volete una piega più riccia, potete anche usare una spazzola più piccola. Più piccola sarà la spazzola, più ricci saranno i nostri capelli. Siccome io lavoro la spazzola più sulla mia faccia, o avrò un riccio che scenderà sulla faccia, se questo fa senso. Se volete invece che il riccio va all'indietro, dovete asciugarli, lavorerete la ciocca all'indietro.
Dopo che ho finito lascerò i beccucci per 5 minuti che i capelli si raffreddano. Voi potete lasciarlo anche di più, potete mettere anche un po' di lacca a questo punto se volete. Quindi dopo 5 minuti inizio a togliere i miei beccucci e questo sarà il mio primo ricciolo. Potete o sbatterli con le mani oppure di solito io passo soltanto un po' le dita tra i capelli perché non voglio disfare troppo riccio e li sentirete belli sofficiosi. A questo punto sposto i capelli sulla mia riga e se volete potete aggiungere un po' più di lacca. Grazie della visualizzazione ragazze. E ci vediamo nel prossimo video tutorial. Ciao!